Ciao, buongiorno a tutti da Lanto. Quest'oggi altro facile tutorial, creeremo insieme un bracciale sfruttando la tecnica dello split ring. Difatti abbiamo la parte centrale composta da anelli lavorati appunto con questa particolare tecnica, intervallati da perline in vetro, ed una parte esterna caratterizzata da archetti che vanno ad abbellire la nostra lavorazione. La tecnica dello split ring l'abbiamo affrontata tantissimo tempo fa. Difatti nel canale potrete trovare un tutorial relativo allo split ring con l'inserimento di perline all'interno dei cerchi stessi. Pertanto nell'info box troverete anche il link di questo vecchio video. Oggi realizziamo insieme invece questo facile bracciale, per il quale ho usato come sempre del filato di cotone numero 5, due colori o uno a vostra scelta, ago per il chiacchierino numero 5 e perline in vetro da 4 mm con foro largo, tanto che l'ago possa scorrervi all'interno. Cominciamo il nostro lavoro creando la parte centrale, quella interessata alla creazione degli anelli contrari, anelli intervallati da perline in vetro, perline che andremo ad inserire nel nostro filato prima di cominciare la lavorazione. Ne inseriremo un numero pari più o meno a quanti anelli vorremmo andare a realizzare per il nostro bracciale, quindi assicuratevi che queste perline abbiano un foro abbastanza largo di modo che l'ago stesso possa scorrervi all'interno. Quindi procediamo creando i nostri anelli, specificando che ad esclusione del primo ed l'ultimo anello, i restanti andranno lavorati metà parte al diritto, usando il filo del nostro gomitolo, e metà parte al rovescio, usando il filo che avremmo lasciato dopo la cruna del nostro ago. Pertanto dovremmo lasciare dopo la cruna stessa abbondante filo che sia quindi sufficiente per attraversare l'intera lavorazione, quindi tutti i nodi doppi che nel complesso andremo a realizzare, e per lavorare i nodi doppi della metà parte dei cerchi lavorati con lo split ring. Dunque, assicurandoci di aver lasciato una quantità abbondante di filo dopo la cruna del nostro ago, cominciamo la lavorazione. Ciascun cerchio conta 32 nodi doppi ed ogni 4 nodi doppi andremo a lavorare un pippiolino. Partiamo da questo primo cerchio, lavorato in modo assolutamente normale, quindi con 32 nodi doppi ed ogni 4 nodi doppi creiamo un pippiolino. Ho montato dunque sul mio ago 32 nodi doppi ed ogni 4 nodi doppi ho realizzato un pipiolino. Vado a chiudere il mio cerchio. Ho chiuso quindi il primo cerchio. Come vedete, dietro la cruna del mio ago ho lasciato veramente tanto filo. Adesso inserisco una perlina, una di quelle che avevo già introdotto nel filato prima di cominciare la lavorazione. Dunque l'avvicino al punto di chiusura del mio anello e vi inserisco il mio ago e faccio passare tutto il filo con un po' di pazienza e con calma. Mi trovo dunque a questo punto, quindi ora proseguo creando una serie di cerchi contrari. Cerchi contrari che lavoreremo per metà parte, quindi 16 nodi doppi,
ed ogni 4 nodi doppi lavoreremo un pippiolino, creati utilizzando il filato del nostro gomitolo e lavorando i nostri nodi come sempre al diritto. Quindi metà anello realizzato al dritto con il filato del gomitolo. L'altra metà dell'anello lo andremo a realizzare col filato che abbiamo lasciato dietro la cruna del nostro ago. Quindi dovremmo sfilare il filo dalla cruna. Sfilato dunque il filo dalla cruna del nostro ago, giriamo il lavoro al rovescio ed al rovescio andremo a creare la metà parte del nostro anello, quindi gli altri 16 nodi doppi ed ogni 4 nodi doppi lavoreremo un pippiolino. Nodi doppi che quindi lavoreremo al contrario e lavorando prima il mezzo nodo B e poi il mezzo nodo A. Quindi mezzo nodo B e mezzo nodo A per creare un nodo doppio. 2, 3, 4, quindi vado a lavorare pippiolino. 2 e così proseguo fino ad un totale di 16 nodi doppi intervallati dai pippiolini. Ho dunque i miei 32 nodi doppi montati sull'ago. A questo punto inserisco il filato nella cruna del mio ago. Tiro, giro nuovamente il lavoro al diritto e vado a sfilare i miei nodi doppi. Tiro bene, sistemo con un nodino di sicurezza ed ho concluso il mio secondo anello con la tecnica dello split ring. Quindi a questo punto non faccio altro che avvicinare un'altra perlina inserita nel gomitolo ad inizio lavorazione, la avvicino al punto di chiusura dell'ultimo anello, nella perlina inserisco il mio ago, faccio passare, realizzo quindi una serie di split ring come l'ultimo che vi ho mostrato fino a raggiungere una lunghezza desiderata del nostro bracciale. Ho quindi lavorato un po' di anelli, lavorando appunto il primo anello in modo normale, poi split ring, l'ultimo anello posso anche lavorarlo in modo normale, quindi montando esclusivamente da un lato i 32 nodi doppi, quindi chiudere il lavoro. Fermare il tutto con un nodino di sicurezza e rifinire dunque quella che è la parte centrale, che a questo punto quindi è conclusa. Resta quindi da abbellire il mio bracciale con la parte esterna, davvero molto facile. Io ho utilizzato un secondo cotone, praticamente tutti gli archetti che andremo a lavorare sui nostri anelli contano 8 nodi doppi, mentre gli archetti di congiunzione, diciamo fra i due anelli, contano 4 nodi doppi. Vi faccio vedere come. Ho inserito nel mio ago il secondo colore. Creo i miei archetti di abbellimento inserendomi in un punto qualsiasi dei pippiolini, ad esempio in questo, inserisco il mio ago e mi preparo per lavorare i primi 8 nodi doppi dell'archetto. 8 nodi, quindi sfilo ed inserisco l'ago nel pippiolino successivo. Quindi sistemo con il nodino,
e creo l'archetto successivo sempre con 8 nodi doppi, quindi 8 nodi, sfilo e inserisco l'ago nel pippiolino successivo. Quindi, come dicevo prima, gli archetti saranno tutti di 8 nodi doppi, ad eccezione degli archi che congiungono i due anelli. Quindi in questo caso andrò a lavorare un archetto con 4 nodi doppi. Quindi 4 nodi, sfilo i nodi stessi dall'ago e vado ad inserire il mio ago nel pippiolino dell'anello successivo. In questo modo, quindi fisso. La lavorazione, vedete, è assolutamente semplice, nulla di particolare, quindi proseguirò ad abbellire l'intero bracciale in questo modo, quindi i successivi archetti saranno di 8 nodi, 8 nodi, il terzo sarà di 4, poi 8 nodi, 4 e via discorrendo fino ad abbellire l'intero bracciale ad ottenere questa lavorazione che spero dunque vi sia piaciuta nella sua assoluta semplicità. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, io vi aspetto prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti da Lanto!